Buonasera! Buonasera a tutti! Eccoci ritornati qui a Piazza San Nicola, salotto del mondo, come dico sempre io, che ospita il mondo. E questa sera, da questa sera, per le prossime sere, Lorenzo, noi presenteremo veramente il mondo, che faremo un viaggio itinerante, no? Un viaggio che questa sera parte dal Cile. E poi adesso spieghiamo tutto riguardo al Cile, poi... Non vi perdete i prossimi appuntamenti, io li diremo tutte le sere, però approfitto, dato che i cileni lì dietro si devono preparare, devono accordare gli strumenti, ci vogliono 2 minuti, 3 minuti, vi intratteniamo noi. Un problema? Vi fa piacere? Ripeti, vi fa piacere? Grazie, applausi, noi li prendiamo sempre. Noi cosa abbiamo fatto? Perché queste sere sono molto importanti anche per la comunità anacaprese, perché noi partiamo da un festival nazionale del folklore, dal Molise fino alla Sardegna, per poi passare adesso all'internazionale. Abbiamo fatto tipo un viaggio insieme, prima verso tutti i paesini e paeselli dell'Italia fino ad arrivare nel mondo. Questa sera il Sud America, come vedremo il Cile, mi permetto già di presentare un po', perché è una terra molto particolare. Come la maggior parte di noi sappiamo, il Sud America ha questo legame con la terra, gli spiriti, gli antenati, e loro proprio con questo folklore che ci tengono tantissimo e particolarmente a riportare sempre in auge, perché come diciamo sempre la memoria è la cosa più importante, ci presenteranno un parterre di musiche, canti e balli, appunto itineranti alla terra, gli spiriti e poi anche un po' della loro storia, perché i conquistadores sono andati in Sud America, Lorenzo, e hanno preso tutto. Quindi questo popolo mapuche, che loro ne portano ancora la fierezza di esserne parte ancora, anche grazie alla lingua che parlano nel paese, diciamo, portano fervente questa loro identità, rubata ma poi mai persa, perché i mapuche hanno combattuto, infatti li chiamano anche i guerrieri, i ribelli, proprio perché sono arrivati ai giorni d'oggi con il loro idioma, perché non hanno mai perso, sono stati dominati dagli spagnoli, gli spagnoli se ne sono andati, i francesi sono ritornati, e poi ad un certo punto hanno detto: questa è la terra nostra, è quello che dovremmo fare secondo me anche noi, più in là dovremmo combattere per la nostra ideologia, per la nostra identità. Dobbiamo stare attenti allora. Dobbiamo stare attenti. E arriviamo al dunque, Lorenzo, perché il gruppo di stasera chi sono? Come si chiamano? Allora, è il balletto folcloristico di San Bernardo Cile. Il balletto folcloristico di San Bernardo è formato da 35 persone, giovani San Bernardi, tra musici e ballerini, che condividono la loro voglia e passione per la tradizione cilena. Allo stesso modo realizzano un lavoro che comporta lo studio profondo dalle danze, musiche tradizionali del loro paese. Si rappresentano attraverso due stage, uno musicale e l'altro danzante, e utilizzano la tecnica della danza contemporanea e popolare. Applausi. E proprio qui io ci faccio, dato che dobbiamo prendere un po' di tempo, faccio un'altra postilla, perché i Mapuche sono stati uno dei primi popoli, tra l'altro, a portare proprio un'ideologia femminista anche tra la gerarchia, perché effettivamente le persone più importanti dei gruppi, che erano gli sciamani, erano donne, le sciamane, chiamate anche maci. Quindi vediamo come prima anche della dominazione europea, i paesi del Sud America e dell'America centrale avevano già capito l'identità di ogni singola persona e la loro importanza nel gruppo, ed era equilibrato. Poi sono venuti gli europei, dei quali facciamo parte anche noi, e già sapete come è andata a finire. Comunque, noi non vi vogliamo rubare altro tempo, anche perché il Cile sono ferventi, avete visto, sono arrivati qui con balli, salti, canti, e quindi, signore e signori, sono quasi pronti, noi gli lasciamo 2 minuti per accordare gli strumenti. Vi auguriamo una buona serata e vi presentiamo il Cile!
Sí, sí. Buenas noches, buenas noches, creo que sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo no parlo italiano, obviamente. Así que vamos a tratar de entendernos un poco acá. Venimos desde San Bernardo, Santiago de Chile, la capital de Chile, Santiago. Somos el ballet folclórico. Oh, se fue la. Ahí sí. ¿Me escuchan? Somos el ballet folclórico de San Bernardo. Estamos muy contentos y agradecidos por la invitación. Y les traemos un pequeño recorrido por lo que es parte del folclore de Chile. Vamos a comenzar con danzas y cantos de Rapa Nui, de la Isla de Pascua, al igual que esta hermosa isla de Capri, nosotros tenemos la isla de Rapa Nui. Vamos a continuar por la zona centro con un cuadro que se llama Labriegos, que habla sobre la vida en el campo. Y vamos a finalizar con una zona muy importante para nosotros, también el folclore, que es la zona de la Patagonia, que es en el extremo sur de nuestro país, en el extremo sur de Chile, con la obra Patagonia. Deseamos que este viaje que van a tener por nuestro país a través de la música y de la danza sea un viaje que los pueda transportar a las bellezas que nuestro país, Chile, les ofrece. Muchas gracias y este es el Ballet Folclórico de San Bernardo.
Ana,
Ana jeque, Ana hoy, Bucurangimaru. Ana jeque, Ana hoy, Bucurangimaru. Thank you.
Fernanda Fierro, un aplauso. Hey.
¿Cómo están? ¿Bien? Me ayudaron un poco acá. Dice, siamo felici de ser aquí con voi. Per continuare vi mostreremo una selezione di canzoni del sud del nostro paese. Speriamo che vi piaccia. Grazie mille. La guitarra, maestro, un poquito, por favor, más arriba. En los retornos, el monitor, por favor. Esta guitarra. Con la lluvia que cayó.
gracias. Un aplauso para ustedes. Maravilloso.
belleza infinita, hermoso resplandor, creación de Dios, tu gran amalgama, llena de mixturas, colores y reflejos, toda la amor, Patagonia bella, bravos y estrechos, adornan tu vida en la infinidad. Con cuidado por tu cielo, se alza la vida, bandera más austral, es la Patagonia, belleza inmortal, poema tu canto, tú estás, refugio de vida, blanco celestial, azul es tu cielo, hermosa tú estás, eres fortaleza de vida y belleza, que te forzada. En ti, Patagonia bella, acuarela de colores, orgullo de Chile, siempre tú serás. Patagonia bella, acuarela de colores, orgullo de Chile, siempre tú serás. Cielos eternos, glaciares y ríos, cuidan majestuosos la gran creación. Último paisaje del planeta Tierra, se corona inmensa como gran canción. Patagonia bella, lagos y estrechos, adornan tu vida en la infinidad. Último rincón, cuidado por tu cielo, se alza la vida, bandera más austral, es la Patagonia, belleza inmortal, poema chocando, al sur tú estás, refugio de vida, blanco celestial, azul es tu cielo, hermosa tú estás, eres fortaleza de vida y belleza, gente esforzada que habita en ti. Patagonia bella, suelera de colores, orgullo de Chile, siempre tú serás. Eres fortaleza de vida y belleza, que te esforzarás, que habita en ti. Patagonia bella, suelera de colores, orgullo de Chile, siempre tú serás. Patagonia bella, acuarela de colores, orgullo de Chile, siempre tú serás. Il balletto folcloristico di San Bernardo, ancora Cile, come sono belli. Evviva il Cile. Bravissimi, muy bonito. Allora, sono stati bravi, sì? Non ho capito, sono stati bravi. E allora noi andiamo a conclusione di serata, purtroppo, però vi ricordiamo di non andare via, nel senso, rimanete qua fino ai prossimi 4 giorni, tanto ci sono l'India, c'è la Bolivia, ci sono le Filippine, quindi ragazzi, andiamo sempre più avanti, andiamo sempre più in alto. Sempre più in alto, partecipazione massima. Ma chiamiamo sul palco, prima di tutto abbiamo ingaggiato un interprete all'ultimo minuto, e l'assessore Virginia Amabile. Un applauso. Buonasera. Allora, complimenti dal profondo del cuore. Siete stati bravissimi sia come ballerini che come musicisti. Grazie di aver portato la vostra tradizione qui ad Anacapri. Grazie per aver traído questa tradizione in Anacapri.
Però devo parlare a loro. Vai. Grazie per aver traído questa tradizione a Nana Capri. I vostri sorrisi, i vostri colori, la vostra energia soprattutto. Sorrisa, sus colores, sus energías. Siamo onorati di avervi avuto qui questa sera. Stiamo onorati di stare con vosotros qui questa notte. Grazie dal profondo del cuore. Grazie. Al direttore. Sei il direttore, immagino. Abbiamo il direttore che ha deciso stasera di non ballare. E tu non balli? No. No? Ritirato. Ritirato, vabbè, vabbè. Allora, noi abbiamo pensato, facciamo un piccolo dono. Un homenaje por parte dell'Ayuntamiento di Nana Capri, para vosotros. Vi regaliamo un libro dove potete godere delle nostre bellezze che non siete riusciti a vedere oggi per il poco tempo trascorso qui. Un libro para mirar la belleza di Nana Capri por el poco tiempo que os habéis quedado aquí, que no habéis conseguido mirar. Un campanellino portafortuna del nostro comune. Una campanilla del nostro ayuntamiento. E questa sera anche la congrega voleva farvi il dono del libro della festa di Sant'Antonio, che è il nostro santo patrono. E del libro del patron Sant'Antonio, che è il patron di Nana Capri. Okay. Buenas noches. Buenas noches, amore mío. No. Demasiado ahora. Una canción. Estamos felices de estar acá en Capri. Felices de estar aquí en Capri, vabbè, si capisce. Es una ciudad muy bella. Una cittadina molto bella. Pero lo más importante, la gente que vive en ella. La cosa più importante è la gente che ci vive. Acá es el nombre de nuestra agrupación. El nombre del grupo. Y el pañuelo, que la danza chilena, el pañuelo es fundamental para la comunicación en pareja. El fazzoletto es el símbolo del ballo en coppia. Muchas aplausos. Muchas gracias por el cariño y esperamos regresar pronto. Grazie per l'affetto e spero di tornare quanto prima. Grazie ugualmente. Carmen Lancia, grazie. E allora, come al solito, Virginia, noi ci dobbiamo ringraziare tutte quelle persone che sono qui e danno una mano a questi bellissimi eventi. E partiamo. Senza di loro, perché questi eventi si possono fare solo con un grande lavoro di squadra. Esattamente, anche perché ecco, portare gruppi da tutto il mondo e farli arrivare a Capri non è mai facile. L'organizzazione. Eccoci. Sì, perdonami. Aspetta. Les tenemos una canción de regalo para toda la comunidad. Sí? Espero que nos acompañen con las palmas. Sí? Si accompagna con le mani, forse sí. È ok. Sì? Muchas gracias. Noi procediamo con i ringraziamenti, così facciamo concludere loro che detto che ce ne dobbiamo andare lì, in un angolino. Ah, proprio, sì. Ok. È bello.
regalo. Bravi. Grazie, grazie mille. Ancora un applauso a questi fantastici musicisti e ai ballerini che adesso sono usciti. Che bel regalo, eh. Io vorrei fare qualcosa della loro tradizione, ma non potrei. Anch'io, sinceramente. Ma venga qui sempre, assessore, non se ne vada, perché stavamo in momento dei ringraziamenti. Prima di tutto gli uffici comunali. I vigili urbani. Caridi al service. L'Anacapri Servizi. E poi il presidente del CIOF, Franco Mallozzi, che è lì, si nasconde nel buio come Batman, ma è lì. Poi gli sponsor, la Seggiovia. La Caremar. E Staiano Autotrasporti. Applausi. E ringraziamo anche le persone che lavorano dietro alle quinte, che ci danno una mano, e sono Michele Sorrentino e Tonino Esposito. Che anche loro... Tonino sta qui in prima fila. Michele è scappato. E con questo, signori, noi vi auguriamo una buona notte e vi rinnoviamo l'appuntamento a domani. Perché? Perché chi c'è, Lorenzo? L'India è ancora più bella di questa sera, come ha detto Franco prima a me. Quindi dovete venire assolutamente. Quindi buonanotte a tutti e grazie per essere stati a San Nicola. Grazie mille. Buonanotte. Sogni d'oro.